Bastano pochi accorgimenti per ridurre lo spreco sia in termini energetici che per rispettare l'ambiente e il portafoglio. Per esempio, lavatrice e lavastoviglie, ricordiamo di usarle sempre a pieno carico, preferibilmente con il programma Eco. Il frigorifero va tenuto pulito, sbrinato e posizionato lontano da fonti di calore. Ricordiamoci di spegnere gli stand-by degli apparecchi in casa. È sufficiente comprare una ciabatta, una multipla per attivarli o disattivarli con un semplice interruttore. Per quanto riguarda il riscaldamento, 20 gradi nella zona giorno sono più che sufficienti, così come 18 nella zona notte. Ed estate il condizionatore teniamolo attivato in modo moderato, non c'è bisogno di avere le stanze troppo fredde. Per sensibilizzare e diffondere la cultura della sostenibilità ambientale, del risparmio delle risorse, oggi è la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibile. E stasera infatti torna Mi illumino di meno in tutta Italia, supermercati, aeroporti e chiese da nord a sud dello stivale spegneranno le luci simbolicamente. Ad esempio gli aeroporti di Olbia Alghero ridurranno i livelli di illuminazione nelle piazzole di sosta aeromobili non utilizzate durante le operazioni, nei negozi e nelle hall principali dei due terminal. Assisi aderisce all'iniziativa e dalle 20 alle 21 saranno spente le luci del Sacro Convento, della Basilica di San Francesco, della Basilica di Santa Chiara e della Rocca Maggiore, i monumenti simbolo della città.